Ciao a tutti, benvenuti in questa live. Oggi giochiamo a Genshin Impact. E niente, la storia l'ho già, sono già andato un po' avanti nella storia. Ho fatto delle cosette e alla fine siamo qua. Diciamo che ho completato il tutorial per capire un po' il gioco com'era. E oggi siamo qua. Ho sbloccato già Ember, poi piano piano vi spiego un po'. Allora, Genshin Impact è un gioco free to play in cui il nostro personaggio, in questo caso l'ho chiamato The Fast Career, il nostro personaggio, deve trovare sua sorella, che è stata rapita da una strega malvagia. Sì, possiamo dire strega malvagia. Queste cose e niente, ho fatto il prologo, mi ha insegnato i comandi. Come potete vedere in basso a sinistra c'è E Q, Q è l'ultimate e è l'attacco elementare. Ogni personaggio ha il suo potere e questo penso che l'ho spiegato. Prima di procedere, il tutorial l'ho fatto, ma non ho preso. Ecco, infatti, me lo dice lui apposta, l'ho fatto apposta. E non ho preso queste cose qua. Ho fatto solo il sondaggio e riscatta tutto. Tutte queste cose, sì, in sto gioco c'è anche cucinare, poi vedremo. L'altra cosa che non ho ancora fatto e che gioco mi diceva che potevo esprimere un desiderio, caso possiamo scegliere se questo che nuovi personaggi, ma non ho abbastanza e invece le armi, e questi sono i personaggi che sono già da un po'. Questo gioco me l'hanno consigliato un sacco di miei amici e adesso sono veramente contento di giocarci. E adesso abbiamo 10 desideri, ok. E si può ottenere Noelco. Suppongo che prendiamo questo. Insomma, per i viaggiatori novizi. Quindi dovrebbe darci Noel. Ok. Mi piace sta. Benvenuti alla chat. La chat è la mia destra. Leggerò ovviamente la chat. E se avete qualche informazione nel gioco, io sono disponibile a darle. E se provate a schiacciare punto esclamativo Genshin, sarà una sorpresa. Comunque, adesso dobbiamo andare perché un drago ha attaccato la città dove ci hanno accolti e dobbiamo cercare di debellarlo dalla fonte. E adesso andremo a vedere. Eccola qua, Noel. Suppongo che, cioè, suppongo, se prendevo un altro. Oh, c'è così tanti. Sinceramente non ci penso. Non sapevo. E questo è il nuovo personaggio. Ok. Ci può stare. Poi ho guadagnato polvere senza padrone. Sinceramente avrei girato per sbloccare Mona o Ken King, però che King, però insomma diciamo era meglio fare desiderio del principiante.
Altro non ho, cioè ho guardato ovviamente, però ecco. Ho aspettato voi, ho voluto solo fare il tutorial, capire un po' come funzionava il gioco e tutto qua. Questi sono gli avvisi, c'è una pagina interessante. Addirittura questo gioco ha una community e se volete potete iscrivervi, veramente interessante. Beh, di solito i giochi che ho giocato usano altri strumenti per farsi una community. Invece questo qua invece c'è proprio tutto built in, sono già, c'è una Wikipedia, è tutto così, tutto speziale. Il gioco ti premia tanto per esplorare. Comunque niente. Non ho neanche tanto toccato il personaggio, dico la verità. Nel senso che il mio personaggio ha solo la spada iniziale e un bercialarco. Se poi vedo che la cosa non va, mi metto quello che abbiamo equipaggiato. Vediamo un po' come va. From now on, the adventures will probably get more and more dangerous. We should make sure we're prepared. We could start by going to Mondstadt's blacksmith. Va bene. Che può stare. Abbiamo sbloccato lei. Ah, puoi potenziare l'arma, eccetera, ok. Spostare perché lei ha quest'arma qua, se non possiamo mettere altre diverse. Ok, mettiamoli qua. Spostare il resto, insomma, lui ci dice di potenziare l'arma, eccetera. Lo facciamo poi. Diciamo che io voglio prima vedere cosa succede. Poi il resto lo facciamo. Vuole che visitiamo il fabbro. Abbiamo già sbloccato il glider. Cosa qua. E ci sta. Print shift. Sto usando mouse e tastiera. Non sono tanto rimba come pensavo. Ai, ai. Ieri abbiamo giocato un'oretta così per provare il nuovo monitor. Però appunto io sono molto meglio col controller, ma non a Genshin Impact, abbiamo giocato a Halo. E sono molto più bravo. Sono molto più bravo col controllo, però ho sempre giocato alla PlayStation. Why? Vuoi trovare una mappa per Paimon? Ok. This is the first Paimon's heard about it. What, so you want Paimon on the front line Paimon l'adoro, è fantastico. She's a tiny one, isn't she? They'd need to be purpose-built. Wow, he does bespoke weaponry? Of course. I sell weapons, make them to order, and do refinements. All in the job description for a blacksmith. All you need is the ore. Anywhere, everywhere. You look confused. Listen, I'll tell you where the nearest deposits are. Bring some back, and I'll help you forge what you need. Thank you. No need. I have other things to do. Quella miseria. He seems like a short-tempered guy. Was it something we said? Beh, presumo che non ha apprezzato quello che ho detto, ma io l'ho detto per scherzare. Niente. Nel senso che. Ok.
Volevo provare a parlare un po' con gli orcali, che non ci ho ancora parlato, ma suppongo che sono tutti spaventati. Quindi andiamo avanti. Ricordami che devo tenere premuto shift. Quello sì. E andiamo lì. Lì c'è anche un posto dove puoi cucinare. Io quasi quasi ci faccio un. Andiamo sicuramente. Ok. C'è un rapido sguardo. Messo la mela, la mela, come ho detto, cucina. Abbiamo già un po' di ricette. Il pollo ci ha insegnato lei. Ok, spostare. Polpette non abbiamo ancora niente, no? Ripristina PS. Conviene fare questo. Questo lo lasciamo così. Cucina manualmente. Abbiamo ottenuto uno perfetto. Lo facciamo un'altra volta. Via. No, ragazzi, sto gioco a tutto. Io ho giocato tutto ora e sono stato tipo. Wow, ok. Beh, in effetti i miei amici non ne avevano. Così tanto torna. Faccio due di questi. Poi portiamo l'arrembaggio. Anzi, facciamone ancora uno. Così togliamo un po' di roba dall'inventario. Ok. Ah, abbiamo sbloccato cucina in automatico. Abbiamo sbloccato un premio Gemma. E siamo arrivati qua. Adesso non voglio essere una brutta persona, ma se io faccio così. Stop right there, criminal scum. Ecco, mi sembrava. E uno dei guardie. Stop right there, criminal scum. No, vabbè, Ember era la cavaliere. La cavaliere, la. Insomma. E una che protegge la città. Ha deciso di unirsi a noi. E quando avevamo bisogno di trovare la città ci ha aiutato a trovarla. Poi c'è molti altri personaggi. È uscito anche. Ah, guarda, c'è il nostro socio. Ci sono anche molti altri personaggi in questo gioco. È uscito un nuovo aggiornamento con tre personaggi, se non mi sbaglio. È molto alto. Questo è Noel. C'è una descrizione per Noel prima che continuiamo. Penso assolutamente sì. Come su Ember c'è, su Noel c'è. Se qualcuno vuole che leggo a Falinchino. Se qualcuno vuole che leggo gli altri profili, ditemi. Allora, il suo compleanno è 21.3. Ha un cavaliere di fa. Ah, anche quella. Anche lei è un cavaliere. Una cameriera al servizio dei cavalieri. Sogna di unirsi ai loro ranghi un giorno. Beh, amica mia, benvenuta nel gruppo. Vi facciamo poi vedere le loro abilità di personaggi citer in azioni. Salve. This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. Sì. Praticamente dobbiamo attaccare. Ci siamo divisi e ognuno attacca uno di questi templi. Noi ci siamo uniti a Ember. These temples have been left to waste for years now. The people of Mondstadt almost never come here.
There's a chance there's a monster nest or hillotrol camp inside. Volete che vi leggo il testo? Basta Dio. Ci può stare. Even Storm Terror has given up on its own temple. E te per caso detto il suo stesso tempio? Dietro, ora l'altro. Yes. I also find it hard to accept, but Storm Terror was once one of the four winds. Ah, ho scoiato! Andando la live, sembra ok, poi me lo dite voi se o no. Eh? What? Wait! Did you just feel that? Cosa? The wind here. Something's off. Okay. Let's go in and take a look. Be careful. The dragon's power is disturbing this area. Vabbè. Volevo fare una cosa rapida. Non vi dispiace. Perché ho sempre paura di far esplodere il computer. Però qua sembra tutto ok. Ho paura di far esplodere il computer, sto guardando un po' di postazioni. Densità della forza. Vabbè, quello non penso che ci dà tanto fastidio. Beh, il resto c'è abbastanza. Ah, c'è il rendering qua, eccolo qua. Mettiamo 0.8. Mi sento più sicuro. Via. Andiamo. E luce fu. Livello raccomandato 4. Cavalieri di Ravinus. Aspettiamo un... Aspetta un attimo, siamo a livello 4, sì. Vabbè, se poi qualcosa non va, proviamo. I cavalieri Ravi non sono stati mobilitati per contrastare la furia distruttiva di terrore alato, quello che dicevo prima. Avventurati con la vigilante dei cavalieri Amber nel Tempio del Falco. Impedisce a terrore alato di conquistare potere al suo interno. XP e il resto. Andiamo. Seleziona i tuoi personaggi. Siamo solo uno, ecco. Vai. Via. Andare in bagno. Ci siamo presi il gomino di mazzpane tra noi, lo lasciate. Ci può stare. You can use that console to open the door. I personaggi sono fatti bene. Wow, I can see so far into the temple. I personaggi sono fatti bene. Sì, me la... Me l'ha già spiegato prima. Vabbè, io ve lo lascio così. Lo guardate anche voi. Sì. C'era una cesta più in là. Quando ho cominciato il gioco... Fatto così, l'ho aperta. E voilà. Ok. Apre. Carne, consiglio del vagabondo. Okay. Queste cose le dovremmo poi equipaggiare. Non c'è nient'altro. Andiamo.
Via. Ok. Verde si muove già dentro. È possibile dare fuoco con panico. Puli di legno degli avversari rientrano nell'elemento dentro. Ed è possibile bruciare con l'abilità di fuoco. Ok. Sovere Anakin, I have the island. È divertente questo personaggio perché c'ha l'arco. E puoi fare tutto al... come vuoi te. E ho finito. È così divertente, c'è Kinar. Cavolo, sono fin troppo fissato su altri giochi che stiamo giocando. Ok. Beh, suppongo che possiamo usare l'abilità sua. Non sarebbe male. Vabbè, andiamo dai. Hopla. You are dead. Oh no! A horn! The fighting must have got them riled up. Well, good thing I prepared my secret weapon, explosive puppet Barret Bunny. Aspetta, aspetta. Ecco. Let it ring. Track. Shiny. Yes. Ah, poi niente spie avventura. Qui c'è un'altra. Che mi hanno distrutto quelle lì. Datemi un attimo. 2 secondi. Eccoci qua. Allora, l'ho rimesso qua. No, no, assolutamente no. Volevo
andare un attimo. E Andore. Ah, perché ne abbiamo due di. Ah, ok. Ok, ok, ok. Gacci, gacci. Andare qua. Manufatti. Ok, non abbiamo nient'altro. Stavo guardando così se avevo sbloccato qualcosa. Quindi abbiamo Ember di prova. È per quello che è sul coso sbagliato, sul numero sbagliato. Take this! Sì, e poi ci sono altre. Cioè, se tu tieni premuto come questo qua, fa più male, non fa più male. Poi ci sono altre abilità, tipo questo qua che lanci. Puoi anche solo posartelo per terra. Adesso lei esplode. Il was going. Look. Manca lui. A questo punto dovrei tirare fuori il mio personaggio. Adesso lo faccio. Ecco, perfetto. Nuella. Apparentemente. E vedete, schiacciato semplicemente. E voilà. Come il nostro personaggio principale. Il nostro personaggio principale, se fai così, carica. Però poi devi aspettare 7 secondi, se no schiacci. Scusate, schiacci sempre. Aspetta, pie così. E lui fuori. E via. Cos'è una natura? È un cavo. Ok. Una verdura foglia. Consiglio del vagabondo. Le cose che guardiamo dopo. Volevo avanzare l'avventura con voi. Perché mi interessa tanto l'avventura in questo gioco. Qualcosa di spettacolare. Ok, andiamo. Devi andare lì. Andiamo pian piano. E voilà. Fatemi aumentare. No. Dobbiamo aumentare l'audio del. Dragon's Breath! Is that where the power is coming from? Presumo di sì, ragazzi. Let's smash it. Yeah. Uff. Boss, boss, boss. Phew, I'm tired. Ok. Insomma, abbiamo fatto neanche un chilometro. È già stanco, mamma mia. Tu non hai idea di miei personaggi in ogni GDR quanti chilometri fanno. Si senti sempre col fiatone. Vabbè. Uff, che stanchezza. But at least this way we've helped Jean out. Eh già. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. Sì, questo ci ha già detto, ma è una cosa off-camera. But now with Storm Terror directly attacking the city itself, the winds change, so too should our tactics. Sembra avere un significato profondo, una frase tua. Una frase tua. It's what Lisa likes to say. Speaking of which, the four winds we were discussing earlier? Sì. If
you want to learn more about our history, you can ask Lisa. I'm not saying I don't know our history, it's just... I mean, a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider, right? Credo di sì. Lisa la conoscerete poi. Quando ho lasciato il gioco che ho salvato, eccetera, c'era la riunione, parlavi con tutti i personaggi. Però quando sono rientrato non c'erano più. Hai sbloccato una cesta. Anzi, hai sbloccato. Poi possiamo ripetere questo livello, presumo, sì. Baule preziose, attenzione. Esperienza dell'avventuriere minerale. Più. Vuoi abbandonare il dominio? Sì. Non c'è più niente, yeah. Uscirai tra 900 secondi. Cioè? Andiamo. Beh. Com'è qua lo stream? Ok, sembra andare abbastanza. Allora, bisogna fare un po' di cose che prima di iniziare lo stream ho modificato delle cose, perché di solito le tengo così queste impostazioni, ma in sto gioco qua presumo che almeno 7 la musica mi segna meglio, e questo lo mettiamo su 6. Quando non stavo live streamando era tutto su alto. Però presumo che possiamo far così. Beh. Allora, buon uomo. Cavaliere. Cavaliere dello zodio. Godwin, cosa fai qua? Sei impegnato in ricognizione. Posso aiutarti? Non credo di aver mai visto. Non ti ho mai visto in città. Sei proprio un tipo strano. Ok, cose normali che dico alle persone che gli parlo a caso. Parlami delle tue perlustrazioni. Finora mi sono occupato di Ilicurla e Melmosi, ce ne sono sempre altre. Ultimamente ne sono apparsi sempre di più. Non posso permettere che si avvicinano a Mostert. La mia amata Gloria, eh? No, lascia perdere. Grazie per avermi ascoltato. Fai attenzione durante i tuoi viaggi. Lascia che condivida con te un po' di esperienze che ho accumulato. Spero ti sarà utile. Ah, grazie. Vedo qualcosa qua, noi andiamo a recuperarla. Preso. E ci sta. Si può stare. Da lì in fondo. Ah. Ok. Dovremmo andare a sbloccare quello. Adesso siamo abbastanza ok, insomma. Volevo provare Noel. Cos'ha Noel? Ah, una specie di scudo che può usare. Ah, ok. E ce l'ha fisso. No, ce l'ha il personaggio che... Ok, ok. Grazie, grazie. Ciao. No.
Presumo che non può distruggere. Almeno io sono un pyromaniac. Ah! Ok, grazie. Ooh, wonderful. Ci sta. Sinceramente pensavo che era un nemico. Quindi lei ha lo scudo e basta così. Benza. Ok. Windblade. Speravo che uscivi, ragazzo. Va bene. Andiamo qua. Io non faccio un giro, dai. Presumo che anche se facciamo fuori loro ci daranno della carne, eccetera. Non c'ho molta voglia. Fare fuori. Serie del vento. Ok. Anche lì, se volete che vi leggo la descrizione di ogni singola cosa. Basta dirlo. Qui c'è la menta. Perfetto. E qua invece c'è una shrine. Attiviamo. Il mondo si apre davanti a chi possiede un cuore nobile. Abbiamo sbloccato una nuova parte. La valle di Dadaup, capo promesso. Qui c'è la città. Noi dovremmo andare qua adesso poi. Puntini, puntini, puntini. Venera stato, benedizione, abbandono. Benedizione. Venera stato. Ok. Benedisci. Ah sì, è per ripristinare PS. Perfetto. Ci può stare. Andiamo di qua. La musica si sente un pochettino più alta, quindi va un po' meglio. Comunque. Ho tanti miei amici che giocano a sto gioco, ma non gli ho mai chiesto il livello. Ci giocano dal day one. Gioco qua. E mi sembra che il loro personaggio, appunto loro mi spiegavano quando era uscito, il loro personaggio preferito era Mona. Ho passato già un po' di tempo. Ho sempre detto che gli piaceva Mona, poi sono usciti un sacco di aggiornamenti su sto gioco, principalmente, ma adesso principalmente per chi non abbia mai giocato sto gioco qua è immenso, cioè nel senso che c'è gente che fa fan art, c'è ovviamente oltre al sito che hanno loro c'è Discord, c'è
Ho fatto dei sondaggi prima di cominciare la live. Gioco veramente, ma veramente spettacolare. Cioè, non è il solito gioco che dici, oh sì. Cioè, mi viene a pensare a Neverspeed World. Neverspeed World sembrava sempre un free to play della Neverspeed che ho giocato tantissimo quando ero un ragazzotto. E la differenza tra i due giochi sinceramente è immensa. Penso che è tutto, a parte che è tutto spiegato a benissimo, io è da un po' che non vedevo un gioco così che ti spiegava così bene, ma proprio tutto bene. E buon uomo non mi piace. Ci ha dato un tesoro l'altra volta. È possibile trovare i misteriosi esseri chiamati Sigili, sparsi per tutta Terra. Seguendoli e aiutandoli a raggiungere la destinazione, potresti ottenere qualcosa di speciale. Sure, okay. Go, go, Baron Bunny! Chiamo lo scudo di Noel. Leave it all to... Potevo anche usare la mia ultima. Comunque. Non è morto. Ok, manca lui. Abbiamo fatto, amico mio, ti ho aiutato e tu mi hai dato questo. Meno delle anime di persone che non ci sono più. L'orologio dell'istruttore e la spadone dell'incapace. Grazie. E quando stai fermo c'hanno tutti delle idol, sembra che si chiamano in inglese. Vediamo cosa fa Noel. Niente. Ah, si inchina. Questo non possiamo ancora sbloccare. Vabbè, ci sarà un motivo perché non possiamo ancora sbloccare. Ci sarà qualche nemico in giro. Ovviamente. Allora, se noi prendiamo Alt, esce il mouse personaggio. Ma non fatti
4% danni da critico, più 6%. E adesso ti diamo questa, cazzo mia. Qua non c'è niente. Qua c'è difesa, attacco, difesa. Beh, ti diamo questo, dai. Attacco più 8, attacco più 8, attacco più 8, ok. Se questa era migliore lo davo a me. Però si vede che è uguale all'altra. Yes, yes, ok. Beh, presumo che questo episodio qua useremo più live, visto che l'abbiamo sbloccata. Beh, per adesso diamo tutto live. Poi al massimo se vediamo eccetera che... c'è da combattere con dei... dobbiamo combattere con questo personaggio che c'ha i poteri d'avvento. Vediamo un po'. Allora, dove si va, ragazzetti? Prossimo tempio, presumo. C'è qualche altro nemico da uccidere? Vabbè. Presumo che te non ti piace per niente il fuoco. Quindi te spammiamo manette. Ok. Hey! Go go Baron Buddy! Yeah. Non credo proprio la versetta. Certi è un arco migliore, eh? Amber. Vedi se... pian pianino facciamo. Cosa stai schiappendo, ragazzotto? No. Ma che non mi può proprio fregare niente del mio personaggio, del pazzetto. Però l'acqua. Abbiamo un potere di Ender? Vabbè. Ok. Ah, ce ne sono anche altri qua. Ok. Danno nettare. Così penso non sarebbe meglio che uso l'altro mio personaggio. Sto concentrando un secondo. Wow. Nice aim, dude. Ah, sorry. Nice aim, dude. How's it going? My name is me. Chill out, bye, chill out, chill out, bye.
buddy. Che carino. Il Bumper Buddy è troppo carino. Beh, il gioco in generale, questo gioco è veramente qualcosa di spettacolare. Vabbè, loro hanno il fuoco. Vorrei sapere dove è finito il nostro caro amico personaggio. E la miseria, incendio boscale, questi qua. Per esplorare. No. Non think so, bra. I must leave no. Thank you very much. Quindi tu chi saresti? Ah, yeah. Che cavolo. Sure, why not? Come bruciarsi. Come dei peasants. Ah. Conoscerete un nuovo personaggio adesso. Che io ho già conosciuto. Boh, a parte il drago c'è una specie di incendio boscale. Salve, signor K. You've arrived. You are, dude. Come closer. Can you smell that? C'è odore di melmosi pyro brucia. Something must have happened in the temple. Suppongo di sì, signor Kaya. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever's giving Storm Terror extra power. Oh yes, it is going to be lively in there indeed. Senza dubbio, non c'è nulla di peggio di una mammaia disordinata di creature. Oh, you're quite the brave one, aren't you? It's yes. A pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Che cosa c'è qui? Let's head in. Yeah. No one makes offerings to the four winds anymore. Yet the old winds never vanish. 420 antiche brezze cessano mai di soffiare. We need to clear out the temples for the four winds. Ok. Beh. Abbiamo l'ultimate, tutti tre. Lo guardano intorno se c'era qualcosa. Spero che mi cura. Stiamo entrando in un dungeon crawl. I cavalieri di Favo News sono stati mobilitati per fermare la minaccia del terrore alato. Sì, l'ha detto già prima. Sempre i tre dell'Ave Maria. Dell'Ave Maria, anzi due dell'Ave Maria, poi c'è il terzo. Ok, arrivo. Vabbè. Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. Ah. Sta. Forte. E lui cos'ha di potere?
ghiaccio. Ah, se muoio c'è la porta di rinascita. Per adesso mi piace di più Ember. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Wait, how do you know? Experience. Experience. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Knowledge. It's all about the knowledge. Ah, sono tra virgolette sono deboli al vento. Io mi diverto col qua sopra. Ah, recuperano vita, l'ho visto anch'io sta roba. Se là, se c'è acqua nelle vicinanze, gli avversari subiscono umidità. Le abilità Kaio possono congelare l'acqua. Gli avversari di idro o gli avversari con umidità. Gli avversari di idro o gli avversari con umidità. Utilizza questa reazione elementare per ottenere un vantaggio sui tuoi avversari. Non proprio ferrare nella barba body a questi, eh? Come here, dude. Freeze. What? No, 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 no. Volevo fare una cosa e curare. Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange occurrence. Cioè, cos'è bello di non parlare sopra? Anche se parli in un'altra lingua ci sono i sottotitoli, cerco sempre di non parlarci sopra. Quindi quando è così me ne sto in silenzio. Scabà. Leave it all to me. Nucleo di un lanciafiamme. Ciò che fornisce energia. Sputare fuoco. Usa l'abilità Kaio per disattivare temporaneamente il nucleo di lanciafiamme e impedire loro di sputare fuoco. Dodge this. Oh, ok. Hello. How's it going? Cool it, dude. Ogni personaggio è fantastico. Freeze. È bloccato un orologio dell'avventuriera. Tocca spazio per volare. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Let's go. Non ho ancora affrontato un boss in questo gioco, presumo che prima o dopo ci sarà un boss. Magari l'ultima porta, ci danno un boss. Beh, a parte la il drago, ma boss non lo so. Beh, sì, è una specie di boss, ma è più un tutorial per usare i comandi. Ecco, lui è proprio un cavaliere dello zodiaco. I cavalieri dello zodiaco. La pietra blu al centro della stanza.
e gli darò acqua. Un pendolo arriverà a piovere, applicando umidità. Tutto ciò che si trova nel raggio d'azione. Ok. E io faccio così. Water! We can use this to put out fire. Good idea. That's some keen observation. We should get Jean to give you a title and make you a knight. Grazie. Beh, visto che è l'ultima. Oh, so sorry. Stanza. Ah, non è l'ultima stanza. Va bene. Mi sentivo un pochettino. Oh no, I'm in danger. Platforming dude. Gli spuntoni subacquei rendono la zona troppo pericolosa per attraversare la nuoto. Usa l'abilità Cryo per congelare la superficie d'acqua. Sure. Freeze. Mancato poco. Did you know? Storm Terror was once one of the four winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. Ha sbloccato una nuova porta della rinascita attiva. Ok. Congratulations. Vabbè, siamo ancora qua. Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. Uff. Bravo. What a performance. Volevo già dirlo. Bravo. You are, to my surprise, a well. Ma gli americani ce l'hanno con. Bravo. The battles you just fought were sights to behold. Grazie. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Grazie. Please do visit me at our headquarters when you have the time. Ok, ti verrò a trovare nel quartier generale. I also know a lovely tavern. If that's more your thing. Ah. Sono ubriacone, eh? No, vabbè, scherzo. Hai capito, ubriacone. Quite rewarding. No? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. Ne manca uno. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. There's no way Hilly Churls organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Ecco. Knights of Aphonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Quindi? Presumo che non siamo usciti ed ora se la chiacchiera. Quello che pensavo. Ah, abbiamo sbloccato Kay, è vero. Wow. Pensavo che sinceramente dovevamo sbloccarci o no. Ci può stare. Ci può stare. Volendo si può far così. Può stare lì.
Ah, perché eravamo già in molto bassa. Proviamo così. Perfetto. Quando giocavo da solo mettevo anche medio alto. Spiaggia? Sì, spiaggia. Spada dell'esploratore. Ok, via. Equipaggio. Danno critico. Dato per legare i capelli della dottoressa mentre assiste i pazienti. Nell'emergenza può fungere anche da faccia per slogare le slogature bacero. Ci sta. Il l'idol pose. Okay. Sì. Abbiamo già visto. Quindi ce lo portiamo dietro, però alla fine. Forte sta animazione. No, ce lo portiamo dietro, ma alla fine tra virgolette il vero personaggio è lì dentro. E come Ember ce la stiamo portando dietro, ma ogni tanto vediamo molto più di Ember. Qui io veramente volevo capire come faccio a sbloccare qua, che non ho niente idea. Incontra Lisa nel tempio. Lisa dovrebbe essere la bibliotecaria, se non mi sbaglio. Che pensavo che era Mona, ma non è Mona. Sembra che Lisa era la bibliotecaria. E poi c'è ancora la capa. Chiamiamola. Andare lì, eh. I cavalieri. Per mare, per monti. Ci sia. Finché non mi distruggo una gamba. Adesso io raccolgo tutto quello che c'è. Diciamo che giochi del genere free to play giocati molti, dico la verità, più di molti miei amici. Quelli esplodono, immagino. Esatto. Ok, cosa cacchio sta succedendo? Ah, lui. Steady as stone. Proviamo là. Ok, fa male. Che fa impallidire tu. Dici che c'è lo spadone. Fantastico. Kaboom. I must leave no stone unturned. Prendiamo lui. Ecco, morto. Tesoro nostro. Ah, c'è anche un posto per cucinare qua. Ok.
avvicinare. Ho paura. Quite the fine. Fiore dell'avventuriere. No, aspetta. Aspetta un attimo. Cavalieri tu. Guarda un po' cosa c'è. Una cosa di ferro in mezzo. E lì c'è un'altra. I didn't know you were such a slacker. Arriva. Stavo cercando di esaminare l'aria. In realtà quando non la streamavo facevo già così. Date un secondo. Sì, in realtà quando non la streamavo ho già fatto fuori qualche ferro. L'ho trovato all'angolo. Ma quando i giochi quando sei all'inizio del gioco ci sono un sacco di segreti. Dice appena siete appena adesso che cominciate il gioco, vi consiglio di darci un'occhiata. Consiglio di darci un'occhiata. Ecco qua. Allora, qua. So di ferro. Ah, c'è anche stalle. Va bene. Veramente cucinare per adesso me la sto provando abbastanza bene. Cuciniamo ancora qualcosa. Così. Così. Aia. Ah, c'è anche l'elettricità come elemento. Ah, devo fare attenzione perché l'acqua è elettrificata, quindi non devo fare butte fine. Forte il tramonto. Dammi il granchio. Ho trovato un granchio. Ed è buon uomo chi è? Ah, potevo andare lì e bloccare quello. E il buon uomo chi è? Mac. Ciao, sono Mac, un cavaliere di Favinus. Posso fare qualcosa per te? Chi sono quei bambini? Sono Guida e Jill. I bambini non dovrebbero avventurarsi fuori città senza un adulto ad accompagnarli. Ma mi sembrano così felici che a giocare assieme che non ce l'ho fatta a rimproverare. Per cui sono rimasto a vegliare su di loro. Non saprei con che faccia presentarmi dai loro genitori altrimenti. È una brava persona, signor Mac. Vado a parlare. Parliamo con Jill. Ciao. C'è qualcosa che non va? Come mai ti trovi qui? Hai trovato delle conchiglie? Scusami, non mi piacciono le conchiglie. Cosa ti piace allora? I granchi, ovviamente. Non pensi che siano carini con quel loro modo di camminare di lato? Peraltro sono anche più difficili da prendere rispetto ai pesci. E visto che ti interessano tanto, te li regalo. Wow, grazie.
Posso sempre prenderne altri, non c'è problema. Chi era? Jill. E Will dice ciao. Fate attenzione mentre cercate qui in spiaggia, ragazzi. Se qualcosa sulla costa, attenti a non perderti. Stai divertendo? Sì, questo è un po' totalmente diverso da Mondstadt. E ho anche preso un pesce. Le scaglie dei pesci sono sivolose, quindi acchiapparle è difficilissimo. È più difficile rispetto ai granchi. Quelli che prende Jill. Non ho una scodella in cui mettere questo pesce, quindi perché non la prendi tu? Non lo prendi tu? Io sarei strano. Sono un cavaliere, come quello lì che vi sta guardando a distanza. A little bit creepy, no? Ma abbiamo, ho notato una cesta, andiamo a prendere la cesta. Creepy. No, sto scherzando. Quite the fine. Money. Ok. Ah, scemo. Devo usare Ember, che cavolo. No. What's the hurry? Freeze. Cool it. Perfetto. Ah, ancora lì quello. Perfetto. E sblocchiate una nuova cesta. Ciao dude. La cosa interessante è che i personaggi ogni volta che c'è qualcosa porgono lo sguardo su quella cosa, che sia un pesce, sia un granchio. Quello è un tocco veramente spettacolare. Venga qui, signor Crabman. It's a Crabman. Baule comune. I'll keep this close. Perfetto. Dove andiamoci? No, so we. Beh. La di Venezia, andiamo. C'è qualcosa lì sopra anche. C'è un po' di nemici sempliciotti. Devo prenderci peso. Devo prenderci sti peso. Si danno fuoco da soli. Vai giù, bravo. Vabbè, riposi in pace, può, no? Dodge this. Sarebbe interessante provare sto gioco con controllo. Fascinating. Per adesso voglio provare a usarlo con la mouse tastiera. È diventata una specie di missione imparare a mouse e la tastiera.
tornato fra noi quel Blobble. Speriamo di avere abbastanza stamina. Vediamo se arriviamo di sopra. Abbastanza stamina. Qua ti puoi appoggiare, ragazzo. No, 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 no. Aspetta. Sta andando bene. Perfetto. Andiamo, ragazzotto. Qua bravo. Bravo, bravo, devo alzarmi un po' il volume nelle mie cuffie, perché ho delle cuffie che, chi non sappia, c'ho delle cuffie che tronano e me le metto sulla scrivania così sento cosa succede nel gioco, altrimenti mi viene male l'orecchia tenere le cuffie tutto il giorno. Ah sì, questi sono dei dandelion. Congratulazioni, sei arrivato. Sì, Lisa assomiglia a Mona, infatti l'ho scambiata per Mona all'inizio, poi mi sono detto nah, è qualcun altro. Salve. Bene come personaggio. Hey, cutie. You're going to help me out too? How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Che una biblioteca dovrebbe. Di cosa si occupa una biblioteca? Beh, la seconda domanda sembra un po' rude. Quindi cosa si occupa la biblioteca? Good question. Basically, things other than that which require brawn or brains. Okay. So, what does that leave? Sì, quindi cosa fai in sostanza? Bye, have a great time. Cosa che non ha cuore né intelligenza. Che non ci vuole né forza né intelligenza. Cuore, immagino. Ah, sì, scusate. Riportiamo questo tempio al suo stato normale. Non sopporto più questa tensione. Va bene. Hai sbloccato il tempio Leon. Qui c'è sempre scritto la stessa cosa, no? Con Lisa, la biblioteca del tempio del leone. Nel tempio del leone. Avventurati con Lisa nel. Con Lisa, la bibliotecaria nel tempio del leone. Pedici ha terrorato di conquistare il potere al suo interno. La cosa interessante è che adesso abbiamo una squadra completa e attiva. Caccia! Ho cominciato a streamare abbastanza sul. Non era tardino, però insomma sul pomeriggio tardi. Perché non ero da solo a casa, ve l'avevo detto ieri quando facevamo Halo. Che probabilmente c'era, avevo gente a casa, allora non facevamo subito quello che dovevamo fare. Vabbè, andiamo. I guess I could give this a go. Sì. Ah, usiamo Lisa. Forte. Lisa è. Cosa usa? Elettricità. Col libro. Che forte. Il libro dietro. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across?
can't do much even if she does. Good point. We'd better start looking for a way to get up there then. Adesso Lisa è tra i tutti è il mio personaggio preferito. Cioè che è interessante. Oh, Lisa è tranquilla, pacata. Poi alla fine qua dice non sono tanto capace, ma all'inizio quando vi viene spiegato il gioco. Adesso la bibliotecaria è anche una maga abbastanza potente. Da quanto. This wind current, shall we? Da quanto ho capito. Pare so che sono questa. Poi basta. Uè. Qui bisogna aprire la porta. Qui ti cancello. Cancella, poi ti cancello. Allora forte dura l'infinito, ma no, poi lo chiude. Mi piace questi personaggi qua, no? Ah, usa la stamina perché... Aspetta. Già usa la stamina perché è come la magica. Almeno a me mi viene di chiamare la magica. Il lucchietto... Le patate! Allora... Tu Lisa fai elettricità, quindi qua ci vorrà Kaia, giusto? Ok, insomma. Leave it to me. A meno che l'elettricità va bene contro il fuoco. Beh, poteva. Era una possibilità di usare la però. Preferito usare la. Hello? It's an electro monument. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. L'abilità elementare di Lisa può essere scatenata premendo o caricando. Quando l'abilità è completamente carica, rilasciando, è possibile scatenare un attacco ad aria, in grado di infliggere ingenti danni all'elettro. Ok. Configgi tutti i pali in 20 secondi. Che forte questo personaggio. Che volevo usare la sua abilità sfida fallita. Bella, da completare. Mi piace che c'è il libro che la segue, fantastico. Bandana dell'avventuriera, così vagabondo. Ah, guarda un po' che c'è. Ok, sta. Allora
What's up, dude? What the freak, bro? Freeze! Mi piace che questo c'è la mega combo. Go go Baron Bunny! Ok, ammetto che ho un pochettino sbagliato la mia. Abbiamo la ultima. Don't get frostbite. No. Freeze. Okay. No. When it comes to wet enemies, I've got them covered. Beh, potevamo usare lei. Perché in effetti è retrocitta. E one shotavo veramente questi. Another wind current. Let's ride it up from here. Uff. Ho aperto una nuova porta per rinascere. Fosse così nella realtà. La bra. How's it going? Come a little closer. Blitz. Ah, pensavo che era come Pyro, che potevi farlo andare a distanza. Aspettiamo un attimo qua e scendiamo. Facciamo pasticci. Ok. Che forte. Ok, questo personaggio deve ancora imparare a usarlo. Però come a little closer. Di già. Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Ma credo che fa più male la tua elettricità che l'amore a prima vista, come dici. Oh, you want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Si vede che non gli dà mai retta nessuno, accorto? Sembrava abbastanza ah, d'accordo. Soprattutto dalla... You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you? You'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Certo, guardavo che c'hai tacchi. Dicevo, come fai a affrontare tutti questi nemici con i tacchi? Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Oh, it's one of those consolidated wind things. Let's head. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. Quello che stiamo cercando noi. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is D'Valin. Il suo vero nome è D'Valin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business.
Sembra che si sono tutti dimenticati del terrore alato. No, scusate, anche se in questa faccenda di terrore alato sembra che a molte tutti se ne siano dimenticati, anzi. So now you know why D'Valon is only able to channel three of the four winds' power. Assolutamente. Because it has been consuming itself from the beginning. Ah. E arriverà tanto come mai? Because of hatred, I presume. Hatred? Odio. Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself, to become Storm Terror. Okay. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? È quello che penso anch'io, Paimon. Erano tutti cattivelli. As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Giurisa. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. Well, you should come with me. Paimon will tell you about the rest later. Va bene. Leggiamo poi il testo adesso. Anzi, posso già leggere adesso, tanto mancano 800 secondi, ma usciamo. Non mi fido. Non mi fido. Vediamo cosa succede adesso. Questa storia è veramente interessante. Ah, è andato via il vento. Sblocchiamo Lisa. Forte. Sta. Non sapevo che era un personaggio che dovevi sbloccare poi. Upp. Sta di microfono, brava. No. Oh, it's finally done. Sì, dobbiamo solo leggere poi quello che ci ha dato Lisa. Well, all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Ma penso di sì, Paimon. Wanna go back and see how the knights are doing? But if you've got anything more interesting to do, Paimon can come too. Beh, è da mesi che ci seguiamo, Paimon, quindi volentieri. By the way, we obtained another animoculus in one of the Four Winds temples, right? Sì. We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Vabbè. Paimon è qualcosa di spettacolare. Leggiamo solo missioni completate. Puoi tenere gli SP avventura, aumentare il tuo grado avventura in vari modi, che sia portando a termine le missioni, cercare bauli, completare indagini nel tuo manuale dell'avventuriere, realizzando i fiori geomantici sparsi per il mondo di gioco. Puoi tenere SP da questa attività, aumentare il tuo grado avventura. Man mano che il tuo grado avventura aumenterà, avrai tante altre sfide e opportunità a disposizione. E è quello che, se voi schiacciate Genshin, arrivate a avventura 6, mi supportate. Scaricando il gioco, naturalmente dal link. Puoi ottenere gli SP avventura e aumentare il tuo grado avventura in vari modi. Fare missioni, bauli, me l'hai già detto prima, no? Vabbè. Me l'hai già detto prima, socio. Vabbè. Questo l'avevo già guardato io quando non...
Missione storia, missione avventura. Rita ti dà il benvenuto. La benedizione dei sette. Palma ti suggerisce di fare visita a una delle statue. Fare visita a una statua dei sette. Vabbè. Volevo leggere quello che ci ha dato Lisa, giusto? Questi sono un po' di espi. Nessun oggetto. Mai pensato come sarebbe stata la nostra vita senza Arco? Non uscita a torre di un esploratore con obiettività e umorismo. Non, cioè, non è che non mi interessa, è che ero curioso più che altro di quello. A meno che sia proprio quello. Non credo. Lisa ha questo. Sì, il libro, poi qua c'è un altro libro volendo. The Darling. C'è il nostro cibo. Andiamo a leggere queste che sono interessanti. Ah, cavolo. Mi è stata una precauzione piuttosto tornare in mente. Però non è lo stesso. Questo cos'è? Ah, questo è quello lì all'inizio del gioco. Praticamente c'è un cutscene che incontra una che sa domare il drago. Dice che il nostro personaggio non ha mai detto niente a riguardo. Ma tanto, perché insomma non so neanche chi è questa qua, però diciamoci la verità, non sarebbe neanche stato male se lo diceva. Magari succedeva qualcos'altro. Chissà dove è andata nostra sorella nel frattempo. Allora, siamo a livello. Bene, dobbiamo essere a livello 10. Paimon ci dice che dovremmo andare da quella parte. Ok. Andiamo da Paimon. Dove dice Paimon? Interesserebbe cambiare Amber con Lisa. Però Amber c'ha l'arco, è totalmente totalmente utile. Sto pensando a quello. Andiamo. Non voglio scoprire cosa succede se cadi. Non voglio scoprire cosa succede se cadi senza l'aleante. Rimarremo aleante perché siamo dei pesa. No, questo è nuovo. Ah, qui c'è di nuovo Whisper che dovremmo aiutare apparentemente. Dove devo andare? Presumo dove ci sono i nemici. Qualcosa mi dice che ci porta dei nemici. Ok.
niente di strano stavolta. Ah, grazie. Pensavo già qualcosa di strano. Ok. Hai sbloccato una prima oggetto. Mi confondo tra CEP, perché di solito non sono abituato a avere il menu, cioè. Io abituato. E questa qua dove c'è? Una dottoressa. No, I can't write a piece based on this info. Sup. Sup. Ciao viaggiatore, vuoi che ti racconto la leggenda di Van Venes? Eh? Tu saresti? E tu chi sei, scusa? Ho dimenticato di presentare. Puoi chiamarmi Edith. Sono una storica e una studiosa di folklore. Folklore. Sto cercando del materiale per il mio nuovo libro. Potresti aver incontrato una studiosa con una strana ossessione per il culo. Beh, mia sorella, Ina Musk. Triggered. Aspetta, voglio sentire la... Hai per caso incontrato il mio fratello in realtà? Si chiama Elon Musk. Il dominatore di tweet. La magia elementare più forte che ci sia. Hai detto Vanessa? Sì, la valorosa eroina e cavaliere che ha liberato Mozart. Cresciuta da schiava, è liberata e ha rovesciato il dominio oppressivo dell'aristocrazia. Difendere la libertà a tutti i cittadini di Mondstadt. Ah, prima c'era l'aristocrazia. Ha rovesciato il dominio oppressivo da... La leggenda è qui che ascese a Celestia e divenne la dea protettrice di Mondstadt per l'eternità. Variati racconti riportano testimonianze la sua vita, ma quasi tutti convergono qui, in questo luogo dove la sua storia si conclude. Ok, parlami di quell'albero gigantesco. Storia meravigliosa, non la sua storia. Sono più curioso dell'albero. Sono più curioso di altro. Questa quercia è sorta nel punto in cui Vanessa ascesa celeste. Nello stesso anno ti sfido a trovare un albero più grande di tutta Mostra. Dalle mie ricerche ho scoperto così tante storie ballate su questo albero da non riuscire a contarle. Troviamo un posto dove sederci. Potrei parlartene per giorni. Cos'è Celestia? Celestia dove vanno tutti i grandi eroi e il grande eroine del regno mortale al termine della loro vita. Celestia. Chi è abbastanza valoroso da essere accettato Celestia diventa una divinità e continua a vegliare sul popolo dall'alto. Well, ok. Semplici mortali non sapranno mai quanta Celestia. Poveri contadini. Anche se gli dei che vagano per le terre di Teyvat sono molti, nessuno di loro vuole parlare di Celestia. Beh, presumo che hanno un suo motivo. Forse soltanto gli eroi vissuti e deceduti nel regno mortale si guadagnano il diritto di raccontare la storia di Celestia. Beh, presumo che allora non è mai successo. Cioè, a meno l'affatto non l'ha mai detto. Ehi, voglio... Aspetta. Detto Vanessa. Poi. La storia è meravigliosa. Vero? Ha dedicato la sua vita a Resistance. Resistance!
Deve essere questo l'ideale di libertà che scorre in tutta mostra. Se vuoi approfondire il suo passato, perché non leggi questo libro? La leggenda di Venezia. Ecco. Alzata di brutto. Avvezzi. Ci sarà un modo per arrivare a quel libro lì? Sarebbe interessante leggerlo. Obiettivi, archivi ho trovato. Serie di eventi e libri. Leggenda di Venezia. Purezza della foresta. Ogni infatti. È quello che ci ha dato lei. Lei. Ah, è questo. Allora, questa cosa si unisce anche alla leggenda di Venezia. Praticamente Venezia è venuto un po' dopo, ma c'era un po' di caos qui a Mosdat. Allora, ah, c'è una cosa che so. Stavo dicendo, la leggenda di Venezia è praticamente come dice lei, come dice il libro. Ha salvato tutti. E è andata Celestia. Invece la storia dei venti, praticamente la fede è stata un po' erosa. Cioè, non ci credevamo più tanto, stesso re qua. Allora, pian piano, siamo arrivati a questa situazione qua. Scusate se mi distraggo facilmente, ma così la natura è veramente qualcosa di spettacolare. È qualcosa di spettacolare. Personaggio. Venera la statua. Offri tutto, offri. Ah, ho capito. Aspetta un attimo, quindi tu puoi avere queste cose qua se usi. Ah, poi questa statua qua la puoi tornare, la usi. Ogni statua avrà un suo livello, presumo. Adesso voglio usarne solo uno di questo. Poi vediamo se il gioco ci dice, ehi, te ne servirebbero due, io allora uso l'altro. Wow, ok. Feel the blessings of the seven? In Mondstadt, people call them animalculi. God bless. They can be fitted into the statue's eyes.
Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But then the rules of this world don't apply to you anyway, so... keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. E perché in realtà non siamo stati trasportati in questo mondo, non siamo qui in questo mondo. Chissà se veniamo dal mondo del chiamato pianeta Terra. Quindi abbiamo ottenuto questo e ne abbiamo preso uno dalla pianta, quindi apparentemente se schiaccio F dobbiamo andare qua e possiamo finire un'altra cosa, in ogni modo due, e possiamo portare anche a livello 3, ma per adesso non mi interessa, nel senso che voglio usarne altre di statue. A meno che ci mettiamo qua a usare sempre la solita statua, non so. È così divertente. L'ha fatta? Nucleo cristallino. Ah, una farfalla di cristallo. Pensavo una fata. Ci mancano le fate. Le paperelle! Che belle le paperelle. La miseria. Non lo dicevo per scherzare, questo gioco è fantastico. Ma di stare in un libro di fiabe. Hello, how's it going? Andiamo un'altra quest. Agilda ti dà il benvenuto. Affilare, lasciano un ostacolo al lavoro. Paimon crede che per affrontare le avventure che verranno sarebbe meglio prepararsi in anticipo. Ok, quello che... non ho fatto questo. Lo facevo per ultimo, così se dobbiamo spendere delle cose. Siamo più preparati. Parla con Katrien per maggiori dettagli. Anzi, Katrin, la Gina Aventura ti ha mandato un invito. E volevo usare ancora un po' lei. Wow, questo è sempre uguale, giusto? Sì, aumenta l'attacco. IPS mi darei al mio personaggio. E poi questo che aumenta i danni da Geo. Se è ideale per questo personaggio. Lisa, compleanno il 9-6. E la languida ma estremamente colta bibliotecaria dei Cavalieri di Faunius, ritenuta dalla Accademia di Sumeru la studentessa più illustre degli ultimi due secoli. La miseria. Personaggio. Utilizza i modi di aumentare di grado di avventura. Mappa missioni community, desideri, mappa, archivi dei personaggi.
Ah, ok, e questi dovrebbero essere personaggi nuovi, giusto? Non tutti, eh. Allora, il personaggio che piace ai miei amici è questo. Relax. What? I miei amici vanno. Pazzi di sto personaggio qua. Questa la conosco, ma... Silly churl, Billy churl, silly Billy hilly churl. Sì, perché è amichetto fantasma questo. Questo è quello che abbiamo visto prima. E altri personaggi che conosco, questo. Questo è un altro personaggio che vorrei io personalmente. Oh, ai miei amici piace questo personaggio qua. Infatti non conosco tanto. Ma ah, questo anche, questo me ne hanno parlato. Infatti non conosco tanto. Ci può stare. Boh, andiamo avanti, dai. Sto pensando in modo di cambiarmi il personaggio. Voglio sembrare una bimba, ma... Hopla! Dodge this! Leave it all to me. Bingo. Ah. Anche lì c'è. Bingo. Get the beat. Questa c'ha la spada che fluttua. Get track, dude. A little dusty. Best give it a spring cleaning. Ok. Adoro. E come sono ossessionato anch'io con la pulizia nella realtà. dobbiamo andare su. Schiacciamo. Yes, sir. Io dovevamo prima, giusto? Esatto. Siamo di qua. Yes, sir. Devo che ero vicino alla città, ma non sono vicino alla città. Ok. Va bene. Questo è... cosa abbiamo scoperto? Andiamo. Yeah. Anche questo è tacchi, come cavolo fanno? Ah, c'è una wisp. Ah, capito. Vecchio wisp. Ah no no no, questo. Ah, c'è un altro di quei anemo. Busse. Ehi, 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 che cavolo. C'è scritto lancio. Una lucciola. Addome luminescente. Ci abbiamo ancora tutti gli ultimate, io lo risparmio senza che... Faccio sempre così, devo risparmiare, mi risparmio le cose anche se poi non serve, poi alla fine...
Wee. Hello there, how's it going? Develop touch. You what, mate? Are you sure? You're gonna die, bruh. As a good knight should. No! Cavolo. Vabbè. Guarda come scappano. Che pesa. Pesa. Che qua ti faccio male. Fatto bene a... Someone needs assistance. Ah, si va, Aia. Enjoy. Sono già quasi a livello 10. Maschera danneggiata. Fascinating. Codice esperienza dell'avventura. Sempre il primo. Ah, ho sbloccato un codice d'oro dell'avventura. Pensavo che era un consumables, ma non è. Andiamo. Dobbiamo tornare in città. La musica è la parte preferita del mio di questo gioco qua. Adoro veramente i giochi che hanno quell'atmosfera così che puoi immergerti. Quei giochi che è tutta una giornata pesante. Poi ti trovi qua. Hey, there's a lady over there waving to you. Let's go and see what she wants. Okay. Ah, Caterina. Welcome to the Adventurers Guild. Actually, I have had my eye on you for a long time. Okay. You've had your eye on him, eh? Has she been causing some mischief? No, so. Oh, that is not what I meant at all. Being on the lookout for great adventurers is part of my job. Huh? When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. Paimon sees it too. Grazie, Paimon. Paimon always feels safe adventuring with him. Oh. Addio, Paimon. Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than potential. Quindi knowledge. You must accumulate adventure experience to increase your adventure rank. Sì, quello l'ho notato. Time is of the essence. Allow me to brief you on... Wait, are you saying we're like official adventurers? Siamo tipo avventure ufficiali? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee or impose any kind of duties on its members. Ah, okay. Meno male. In short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. Dammi vantaggi ora. Va bene allora. Basically, the Adventurers Guild rewards you every time your adventure rank increases. Ah. Here is a new member's gift for you. You will need to return here to claim rewards in the future. Ah, okay. Ah, riscatto. Ok. Non so perché mi è partita la voce, ma... Io devo vagabondo. Parte. Quella
cosa più importante è che ci hanno dato del pollo. E posso vedere le altre? E beh, tanta roba. Sta. Tanta roba. Grazie. Without further ado, please allow me to officially welcome you, our new avid adventurer, into the guild. Grazie. Here is your adventurer handbook. Manuale dell'avventuriere. Ma non che manuale, allora. Questo assomiglia più a un hanno anche manuali. A new member coming aboard is a momentous occasion. A little ceremony is only fair. Okay. It has a record of available commissions and rewards. Okay. And it is also proof of your membership. Huh. Oh, and one more thing. Cosa? Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. Okay. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Potenze impressionanti per guadagnare ancora più stima nella città. Impressive feats? Sounds like hazing to me. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. Ascension adventures, if you will. Ah. But that will come later. Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience. Okay. That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Vabbè, non cattivi. Ad Astra Abyssosk, adventurer. With effort, you shall reach the stars and conquer the abyss. Cazzo. E poi appare che è, come dire, you what, mate? Il manuale delle avventure con F1. Ok. Visita la statua dei sette. Apri 15 paure. Potenza le statue dei sette a livello 2. Arriva 3 portali di teletrasporto. Ok. Quindi una cosa è diversa da qui. Questo. Let's get moving. Oh. We're not frozen in place after all. Cosa vuole la signora Mary? Ti do il benvenuto. Data l'unicità dei nostri tesori, non è permesso contrattare sul prezzo e chiedere in borsa. Ok. Un souvenir speciale. Dai un'occhiata agli oggetti. Un'occhiata agli oggetti. Ciao. Ok. Tegola. Ok. Ok. Sure. Thank you. Ah, è anche qua. Paimon can smell fisherman's toast. Odore di toast del pescatore. The aroma is coming from Good Hunter. Ok. A thick slice of soft white toast. Topped with a generous serving of onion slices lightly caramelized by the toasting. Yum yum. Paimon's made up her mind. It's an emergency. We must order ourselves a generous serving of fisherman's toast from Good Hunter. Pronto! Che la miseria. It's on you, of course. E beh, grazie. It's so delicious. Hum, hum, hum. Ah, abbiamo già ordinato. Good Hunter's fisherman's toast is the best. Dio, Paimon, sei qualcosa di bestiale. This might surprise you, but it's actually a classic Mondstadt recipe that anyone can cook. Ah, sì? You can try cooking it yourself if you have the ingredients. Mm. Can your cooking skills surpass that of Good Hunter's? Why,
Paimon would love to be your personal taster. Don't you let me down. Okay. Quindi presumo che se vai qui. Benvenuto al buon cacciatore. Come posso aiutarti? Posso fare qualcosa da passport? Scusa perché ti disturbo. Ah, ok. La saltis. Sarebbe male la saltis. Quella adesso ci insulta. Quindi qua c'è vari negozi, qua c'è un alchimista addirittura. Ah, questo qua dovevo scoprirlo l'altra volta, ma faccio un po' il peasant. L'altra volta non ho neanche scoperto. Questa. Posso di... però Ember è abbastanza forte, caspita. Però volevo usare altre prove. Allora volevo usare lei. Here, let me help you. Sì, finalmente. Possiamo usare l'isola. Perfetto. Dobbiamo fare quella del fabbro. Facciamo quella del fabbro allora. Siamo qua. Il fabbro è... Have you heard? The storm terror crisis. The storm terror crisis. Did something terrible happen again? Un po' dove il nostro amico fabbro. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Ah, eccolo qua. Vabbè. What do you want? What you want? Mi hai mandato programmi dei pezzi di ferro. Oh, yes. I'd forgotten about that. Dude, you're talking with... Fa ridere perché... A parte che guarda Matroin. These are okay, I guess. Should be able to salvage something from them. Ah, possiamo fare i minerali. La coda della forgiatura è piena, dude. Ci dai, bra? L'alba. If you ever find ore in the future, you can always come and see me. Ideally, when I'm not busy. Sembri di cattivo umore, dude. A blacksmith's work takes focus and concentration. It does not take small talk with customers. Va bene, mi scusi. When the craft is good, business is good. It's all there is to this trade, and anyone who tells you different is trying to con you. And if there's nothing else, I'll carry on with my work. Committed to his work, Paimon will give him that. His temper isn't great, but leave it to him and he'll be able to forge what you need. Vabbè, Paimon. Abbiamo completato altre cose? Possiamo riscattare tutte queste cose qua. E poi c'è anche questo. Un singolo personaggio con quattro manufatti. Forse non ce l'abbiamo già.
Dovremmo riuscire a... Hai sbloccato un fiore geomantico, ho sbloccato un brillante boccio o qualcosa. Ah, ok. Dice che ha 20.000. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Anche bel cane. Blanche. Ah, questo è... Cosa vendi di bello? Per pesare gli ingredienti, ok. E qua invece abbiamo l'alchimista. Ma posso creare anch'io? Dude, cosa mi ha? Puoi visualizzare? Fa che per visualizzare? Okay. Ah. Di che cosa una cosa? Però non ho minerale a parte il ferro che mi ha dato, abbiamo dato ragazzotto. Lei, signor Timaeus, cosa ci racconta? Ciao, anche tu sei interessato all'alchimia? Vorrei usare il banco della creazione. Prego, fai pure. Ah, ok, ok, niente di che. Su, io anche me sta. Parliamo con Timaeus. Poi devo andare via. Alchimia? Alchimia è un'arte tramandata sin dai tempi antichi, ma tuttora poco compresa. I suoi meccanismi sono magici e misteriosi, totalmente slegati dalle catene che definiscono la compressione. La comprensione del mondo fisico come la comprendiamo. Se riuscissi a capirne i segreti potrai realizzare creazioni favolose e ampliare le nostre conoscenze su un mondo antico. Sta andando alla ricerca. Niente male, anche se ultimamente non ho fatto tanta fortuna. Il mio orologio è più lento di quel che dovrebbe e ha fatto tragicamente fallire tutta una serie di esperimenti. Ormai non è molto utile per vedere che ore sono, questo è chiaro. Tuttavia, dopo essere stato utilizzato in così tanti esperimenti di alchimia, sembra aver sviluppato una sorta di comprensione della composizione dei principi funzionali del mondo. E la miseria. Wow, ok. Forse ha subito una sorta di miracolosa trasformazione. Credo proprio, ragazzo mio. Chi va a parlare con te? Potrebbe tornarti utile nelle tue avventure. Wow, ok, sì. Caso. Orgoglio? No, orologio della studiosa. Ancient alchemy truly is fascinating. La proprietà del cane. Qualcosa di spettacolare. Cane? Fa cose da cani. C'è scritto la descrizione. No. Adesso facciamo fuori Anna. I capelli rossi. Visto che siamo elettrici. Facciamo un fountain. Boh, niente, nel senso che adesso devo andare via e... volevo un attimo vedere qua cosa ci aspetta la prossima volta prima di staccare tutto. Paimon all'attacco. Missione. Di Martin Caeio, che ha incontrato per la prima volta durante l'attacco del terrore presso il quartier generale. Ah, ok. E niente, ci vediamo al prossimo live stream. Naturalmente facciamo tra 3 giorni, torneremo a live stream Genshin Impact. È bello, la rosa. Quindi ne ha molteplici di Ironfort. Sì, torneremo tra 3 giorni. E... ragazzi, non vedo l'ora.
che mi piace veramente sto gioco. Se volete supportarmi, tutto giù nella descrizione. E niente, adesso andiamo. Ciao.